Ehi, hey, la Pokéfranici è benvenuti in questa nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Rumble World. In questa parte Mongolfiera oscura. Ma prima guardate quanti bei boss ho reclutato. Roserade, Darmanitan, formazen. Un leggendario, Reggi Ice! E un altro leggendario Terrakion! Mio dio, sempre quando non registro. Perché? Perché la vita è così brutta a volte? Due leggendari, due boss normali e credo basta così. Credo, aspetta. Aspetta. Ah, poi Abomasno, anche boss, e Armaldo già c'era, sì, c'era già, ok, a posto. Tre boss più due leggendari, mentre non registravo. Però, dal 26 sono passato al 29, quindi... Ora, con la speranza di fare la Mongolfiera Oscura e di passare al 30, grazie alla Mongolfiera Oscura, perché il tempo non c'è veramente e voglio fare almeno quella di Mewtwo, quindi... Mongolfiera Oscura comprata, tra l'altro ho shoppato, si nota, avevo... 595 diamanti, ora ne ho 505. Intanto guardate le nuove mongolfiere che sono già disponibili, ma ancora purtroppo non accessibili. E hanno un costo in fatto di gradi veramente alto. Articuno! Articuno! Ok, ok, colpo sicuro. Dai che, dai che recluto il leggendario in, durante la parte, dai, dai. Vai! Vai, isola fluttua, ghiaccio, area sacra. Ora, ora lo prendo, perché ora lo prendo. Allora, tutti i leggendari che ho trovato. A parte uno che ho trovato all'inizio quando giocavo per conto mio, Lugia che non l'ho mai preso. Gli altri li ho sempre presi tutti. Sempre. Quindi ora. Devo prenderlo. Devo prenderlo, assolutamente devo prenderlo. Intanto noi abbiamo Darmanitan forma Zen, che non solo ha gran fisico che aumenta attacco e anche un'altra statistica, mi sembra la difesa, sì, attacco e difesa. E poi abbiamo anche fuoco pugno. Quindi questo è il dungeon perfetto, perché ogni volta che incontro le orde, faccio B e aumento attacco e difesa, e poi ci vado di fuoco pugno a non finire. E... beh, muoiono tutti. Talmente po potente da, da poter distruggere anche il pavimento di ghiaccio tra un po'. Attacco e difesa alzati, dai, che si va a fare strage. Proprio sembra tipo quelli estati di Facebook... Attacco alzato, difesa alzata, fuoco pugno carico e si va in strada a fare strage di ghiaccioli. <ride> ok, cambiamo Pokémon? No, assolutamente no. Sono così forte perché dovrei farlo. Volevo solo controllare una cosa e ci sono gli Amaura, io adoro Amaura. Adoro Amaura troppo e... Sì, è bellissimo Amaura. Non, non si può non amare Amaura. Amare Amaura, oddio, perché? Perché le due parole sono simili? Faccio i giochi di parole non, non voglio. Attacco e difesa alzati e si va. E si va! Sto reclutando anche qualche Pokémon. Non dai che forse ci arriviamo al grado 30 solo con questa mongolfiera. Si spera, eh, perché sennò poi vorrebbe dire giocare ancora da solo per conto mio. Perché voi non lo sapete, ma questi giorni per portarvi Rumble World. Eh, ci sto giocando la notte. Perché. Sono tremendamente serio quando si tratta del mio canale, quindi voglio rispettare un let's play che ho trascurato per troppo tempo, e quindi ci, ci gioco addirittura la notte pur di poter registrare le parti. E siamo contro Articuno, nonostante il fatto che questo è il let's play che fa meno visualizzazioni di tutti nel mio canale, però io ci gioco lo stesso pur di portarvelo. E non l'abbiamo preso, e ti pareva? E ti pareva? Ma guarda, cioè, ma, <ride> ma c'era anche da, da chiederselo. Io, stupido, che all'inizio credevo di, di prenderlo. Ma figurati, ma, ma quando mai? Ma mi faccio illusioni. Grado 30, e vai. Almeno una soddisfazione, una. Una c'è, una c'è. Che bello. Allora, abbiamo tempo per un altro dungeon solamente. Nella scorsa parte ve ne ho fatti. Ve ne ho fatti tre, sì. Nella scorsa parte era. Tra l'altro, guardate, ci sono anche i tempi che vanno indietro col countdown. Quindi vuol dire che ci ho giocato dieci minuti fa prima di iniziare a registrare. Ehm, oggi ve ne faccio solo due di dungeon perché. perché sì, siamo già avanti con il tempo. I dungeon della scorsa parte sono durati poco. E. Eh, brevieri, brevieri. Prato lunghe miglia centro. Ok. L'importante è che non sia uscito Mac perché io non aveva stelline E se prendi quelli con meno stelline eh, ci sono meno possibilità di far uscire la Chance Ci sono meno Chance di far uscire la Chance Si potrebbe anche dire eh, Io direi di mettere Regi Ice perché non vorrei usare sempre Darmanitan Che sennò poi ve lo so come siete Mi iniziate a scrivere nei commenti D'Arzu usi sempre lo stesso Pokémon E allora pur di accontentarvi maledetti capricciosi che non siete altro Io cambio Pokémon e mettere GI ice nonostante abbia solamente come mossa. Eh, Cos'è raggio scossa? Che per attaccare ci mette un sacco. Ha un sacco di. Non so come si dice. È una terminologia che ho imparato con Super Smash. Il momento che passa da quando tu premi il tasto per attaccare a quando lui effettivamente attacca, e dovrebbe essere l'input lag. Cioè, ad esempio, qui è l'A per fare raggio scossa. I secondi che passano da quando tu premi l'A a quando lui effettivamente sferra l'attacco. Ci mette un po', ci mette un po'. Eh, C'è un po' di input lag, ma è dovuto proprio alla mossa. Quindi mettiamo Terrakion, che mi ci sono sempre trovato bene per quel poco che l'ho usato. A spada solenne e velen puntura E spada solenne tipo shot. Tutti. E intanto sto trovando troppi Pokémon speciali in queste parti, ma tanti. Tanti, tanti, tanti. Ci sono gli scatterbughi fla bebè. No, i floette, quelli sono floette, giusto? Floette. Sì, dovrebbero. Dovrebbero. E comunque sì, abbiamo trovato Terrakion, che tra l'altro dei tre spadaccini, dei tre moschettieri leggendari. Non è quello che mi piace di meno, però non è neanche quello che mi piace di più. Vabbè, forse, forse mi piacciono tutti e tre allo stesso modo, non ce n'è uno che prevale sull'altro, forse, ci dovrei ragionare un po'. Allora, vediamo un po'. Mettiamo Roserade, che è un altro boss che ho preso in, queste, in, in questi ultimi giorni, perché poi adesso le parti ve le faccio uscire tutte quando ce le ho pronte, però le registro una un giorno, poi... Un'altra la registro magari il giorno dopo, due giorni dopo. La parte scorsa, voi non l'avete notato perché io edito e faccio i tagli, ma un dungeon l'ho registrato in un giorno e il dungeon dopo l'ho registrato il giorno dopo, quindi. Della stessa mongolfiera, intendo. E siamo contro Brevery, abbiamo Reggi Ice di nuovo perché a raggio scossa, quindi non solo aumenta l'attacco, la statistica, probabilmente. Perché è una cosa di probabilità. Ma è anche super efficace. Quindi, intanto sistemiamo questi rafflet fastidiosi. Sta facendo il fumo nero. Dai, dai, dai. Tanti oramai neanche ci vado a come affronto i boss. Io li affronto e basta. Perché all'inizio seguivo i vostri consigli e non reclutavo mai. E tutti i boss che ho preso: Regi Ice, Terrakion, Roserade, Armaldo, eh, Pigeot, eh, tutti gli altri boss. Ehm. Um... Come si chiama? Greninja, Latios. Li ho presi tutti quanti sconfiggendoli. Senza badare a niente. Se avevano gli occhi chiusi, se traballavano, se facevano il fumo nero. Presi da dietro, presi di lato, presi facendo la capriola. Che mi avete dato 3000 consigli, mi avete confuso. Li ho combattuti tutti alla cavolo e li ho presi. Quindi d'ora in poi combatterò alla cavolo. Uno su Ask mi ha anche chiesto, Dlarze, come si prendono i boss sul Rumble? E io gli ho risposto, prendili come faccio io, che vado a fortuna. Do dei consigli veramente ottimi, e quindi lasciatemi un mi piace e iscrivetevi perché do i consigli ottimi. Ciao.